Amici malati di Spezia, eccoci qui a 38 giorni dalla ripresa del campionato e più esattamente da Spezia-Atalanta. In questi giorni, arrivati, diciamo, dopo la partita di Verona, la partita vittoriosa e fondamentale di Verona, in questi giorni appunto ci sono stati diversi avvenimenti dei quali insomma possiamo parlare ed analizzare insieme. Partiamo dalla conferenza stampa di Macia. Conferenza stampa di Macia che, lo dico, a me è piaciuta molto, come è piaciuta alla maggior parte, ma io direi alla totalità dei tifosi. E perché è piaciuta la conferenza stampa di Macia? Intanto è stata una conferenza stampa di una persona che si vede e si sente da come parla, essere appassionata di calcio, essere una persona estremamente competente e di certo non ci voleva la conferenza stampa di qualche giorno fa per ribadirlo, un appassionato di calcio, un grande conoscitore di calcio, ma soprattutto mi ha dato l'impressione di essere la persona giusta per il nostro ambiente. Partiamo subito da una considerazione. Io negli scorsi mesi ho avuto modo di parlare con tanti altri, insomma, miei amici, tifosi, e non ho mai apprezzato questa sorta di remissione. Ecco, il tifoso dello Spezia che sostanzialmente dice: no, ma noi la nostra realtà non è la Serie A, anche troppo che ci siamo arrivati, e vabbè, dai, insomma, come va l'annata, se riusciamo a rimanerci bene, se no torniamo giù e quant'altro. A me non è mai piaciuta questa mentalità e vi spiego subito perché. Siamo d'accordo che la prima esperienza dello Spezia in Serie A, pur avendo vinto comunque uno scudetto del 44 particolare, insomma, storia che conosciamo tutti sia a livello provinciale ma ormai anche a livello nazionale. Siamo arrivati per la prima volta in Serie A, il primo anno riusciamo a rimanerci, un primo anno che chiaramente abbiamo affrontato salvandoci con una salvezza incredibile, insperata, ma che comunque siamo riusciti ad ottenere. L'anno scorso con Thiago Motta, annata partita male, che ha avuto insomma alti e bassi, ma siamo riusciti alla fine ad ottenere un'altra salvezza sul campo. Arriviamo a questo terzo anno. In questo terzo anno io francamente, personalmente, non mi ritengo un tifoso imborghesito, però mi ritenevo un tifoso che dice: bene, siamo al terzo anno di Serie A, proviamo a strutturarci, proviamo a lottare per rimanere più anni in Serie A. Anche perché, come lo hanno fatto società nel passato, ma anche nel presente e probabilmente nel futuro, società che non è che abbiano questa grande storia, questa grande tradizione, società che non è che abbiano questo grande bacino d'utenza, non vedo perché e non vedevo perché questo percorso non potesse essere anche intrapreso dallo Spezia, che comunque ha alle spalle una società solida, una società ambiziosa, e quindi non ho mai capito questa mentalità del tifoso spezzino. È bene ricordarci da dove eravamo fino all'altro ieri, dove siamo stati e dove siamo ora, però proprio perché dove siamo ora e siamo in Serie A, questa Serie A è un patrimonio imprescindibile, un patrimonio da salvare a tutti i costi. Quindi, ben consci di dove eravamo, del passato, che nessuno rinnega, e qualora dovessimo tornarci prima o poi, perché succederà, nessuno ne farà un dramma, perché, ripeto, per noi la Serie B era un sogno, siamo arrivati in Serie A che è ancora più di un sogno, quindi nessun problema. Però è altrettanto vero che una volta che si arriva ad avere la Serie A, è giusto, a mio modo di vedere, fare di tutto per salvaguardare questo patrimonio, che non è un patrimonio solo della società, ma è un patrimonio solo della squadra, ma è un patrimonio della città tutta, per la visibilità che ti dà la Serie A, per la considerazione che hai a livello nazionale ed internazionale. Quindi, ripeto, non ho mai capito questa mentalità spezzina, un po' che tende sempre a buttarsi giù. Quindi mi ha fatto molto piacere la conferenza stampa di Macia, dove dice: umiltà ambiziosa, umiltà ambiziosa. È sempre l'idea che ho avuto io. Cioè una società piccola, una società che ha però l'ambizione
di migliorare sempre, ha l'ambizione e l'orgoglio di dire: prendiamo dei giocatori promettenti che devono sapere che vengono a Spezia, giocatori principalmente di proprietà che vengono a Spezia, che nessuno fa un favore allo Spezia per venire a giocare a Spezia, ma che questa società e questa squadra può essere il giusto trampolino di lancio per poi arrivare ai top club, nazionali ed internazionali. Ha ribadito una cosa molto importante, cioè non vendiamo a club sostanzialmente del nostro livello e non svendiamo soprattutto a club di nostro livello. Qui forse anche tirando una frecciatina alla precedente gestione, anzi sicuramente tirando una frecciatina alla precedente gestione. E quindi insomma ha ribadito questo orgoglio che ci deve essere indossare la maglia bianca, a questo orgoglio di confrontarsi con questa squadra, con questa società, una squadra ed una società che può essere molto importante anche nella carriera di un giocatore per accompagnare questo giocatore a vestire le maglie dei top club nazionali ed internazionali. Quindi, mio modo di vedere, grandissima conferenza stampa, ha rimarcato l'orgoglio e il senso di appartenenza, quindi ha anche capito in poche settimane un po' la realtà spezzina, quindi da questo punto di vista sono molto soddisfatto. In questi ultimi giorni, in queste settimane, ci sono stati anche, sono partiti ufficialmente i lavori allo Stadio Pico e possiamo andare a vedere qualche immagine. Qui, ad esempio, abbiamo, il famoso formaggino che verrà costruito, quindi è stato fatto il basamento e come possiamo vedere il formaggino verrà, non sarà, diciamo, di dimensioni importanti, ma insomma si ricaverà qualche centinaio di posto. E la cosa più importante, questo formaggino non arriverà fino alla torre faro come inizialmente sembrava fosse, e questo credo per motivi di sicurezza, perché poi c'è tutto un discorso legato alle vie di fuga e quindi credo che sia legato a questo discorso. Qui invece è il settore ospiti, settore ospiti che, come si vede dal basamento, molto probabilmente verrà esteso maggiormente, insomma, rispetto al settore, al formaggino di casa, e questo permetterà anche probabilmente che, insomma, eviterà anche che ci siano poi problemi di acquisti magari di biglietti poi in altri settori, acquisti di massa che poi vanno ad intaccare anche l'ordine pubblico. Lavori anche che sono iniziati per il rifacimento dei bagni del settore distinti, quindi della gradinata, che sicuramente ne aveva grande bisogno, anche perché gli ultimi lavori risalivano agli anni 90, insomma, quindi si parla all'incirca di 30 anni fa. E argomento non da meno, periodo di mondiali. Periodo di mondiali, parliamo di giocatori di nostra proprietà e quindi più precisamente di Kiwior. Kiwior, dicevamo, due ottime partite fino ad ora, due ottime partite, promosso anche a livello di stampa nazionale e improvvisamente tutti si stanno accorgendo di questo calciatore. Un difensore solido, un difensore roccioso, un difensore che ha un'ottima professionalità, la testa giusta, e quindi improvvisamente tutti si stanno accorgendo di questo grande calciatore. Le ultime notizie danno in pole position il Milan e la Juventus, pare con formule diverse. Da questo punto di vista la società ha più volte ribadito che Kiwior fino a fine anno non si muoverà, quindi dovremo valutare poi se sarà una cessione un po' metodologia Erlich, e quindi una cessione a titolo definitivo, dove però viene lasciato in prestito, in questo caso fino a fine stagione, oppure se poi arrivati a fine campionato verrà poi ceduto a titolo definitivo. Quello che è sicuro è che il prezzo sta lievitando dopo questi mondiali, dopo queste ottime prestazioni, e quindi queste sono solamente che notizie positive per la società e per la squadra. E anche per noi tifosi, che portiamo dei giocatori come società Spezia,
questi giocatori portano alta la bandiera a livello internazionale, quindi questo è motivo sicuramente di grande orgoglio anche per noi tifosi. Altro argomento spinoso, che speriamo non diventi spinoso, quello di Nzola. Mbala Nzola, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2023, quindi a fine stagione. Situazione spinosa perché? Perché da febbraio sostanzialmente Mbala Nzola sarà libero di firmare per un'altra società e sostanzialmente di accasarsi poi da luglio prossimo a parametro zero con una nuova società. L'auspicio di Macia, ma dello Spezia tutto, sarebbe quello di arrivare ad un rinnovo in una situazione come sostanzialmente possiamo dire quella di Bremer al Torino, nel quale l'anno scorso insomma, abbiamo visto Bremer. È arrivato a metà anno e dicevamo veniva accostata l'Inter, la Juve, insomma, a questi top club. E Bremer con anche un ottimo e un bello spirito di riconoscenza nella società ha deciso di rinnovare, chiaramente a cifre più alte, quindi si è sostanzialmente garantito da gennaio a fine stagione un ingaggio superiore a quello che percepiva, prolungando però il contratto di qualche anno ulteriore, garantendosi così un guadagno maggiore nel periodo, diciamo, gennaio-giugno rispetto a quello che percepiva prima, e però contestualmente dando anche alla società Torino la possibilità di venderlo ad un prezzo maggiorato, cosa che poi effettivamente accaduta e possiamo dire, possiamo immaginare, e anzi mi sento di dire che è stato sicuramente così, con un accordo di cederlo qualora appunto questi top club avessero espresso la disponibilità ad acquistarlo comunque a giugno. Io spero francamente che la situazione in Zola ricalcherà quella di Bremer, anche perché Nzola è un giocatore molto importante per lo Spezia, ma contestualmente lo Spezia è stata una società molto importante per Nzola, che l'ha preso dopo, a seguito del fallimento del Trapani, a parametro zero e quindi gli ha dato la possibilità di affermarsi in Serie A. Quindi, insomma, la riconoscenza credo dovrebbe e immagino sarà da entrambe le parti, in modo tale poi da arrivare a fine stagione con una bella plusvalenza nelle casse dello Spezia e probabilmente passo importante per un miglioramento di carriera per lo stesso giocatore, che per quanto ha fatto vedere quest'anno sicuramente è più che meritato. Situazione invece mercato in entrata, si vocifera ormai da mesi di questi due famigerati giocatori che molto probabilmente arriveranno. Il più vicino è Moutinho che gioca in MLS, campionato americano, che si svincolerà a parametro zero proprio a dicembre, e quindi la società sta lavorando e ha praticamente ormai l'accordo per portarlo nel ritiro spagnolo in modo tale da darlo al mister per poter arrivare nelle condizioni migliori poi per la ripresa del campionato. Situazione invece di Cardoso, centrocampista che milita nel campionato brasiliano, un pochino più ingarbugliata perché fino a ieri, ai giorni precedenti, veniva dato per fatto con il giocatore anche che si è recato in Italia per comunque seguire anche le pratiche burocratiche legate al passaporto e quant'altro. Qui la situazione è un pochino più delicata perché, a differenza di Moutinho, ha un contratto che arriva, mi pare, fino al 2025 e quindi inevitabilmente le società, la società Spezia e la società brasiliana si dovranno accordare
il prezzo del cartellino sostanzialmente, quindi poi insomma situazione dei giocatori brasiliani sempre particolare, legata a vari entourage, insomma non solo un unico procuratore, quindi sono procedimenti lunghi che poi implicano anche un accordo, un nulla osta internazionale per portare il giocatore, quindi insomma situazione un pochino più da monitorare, ma che danno sulla buona strada. Situazione invece legata all'attaccante, abbiamo letto tanti nomi, da Piccoli a Juric a Lasagna, che pare essere stato proposto. Da questo punto di vista, le intenzioni della società sono sicuramente di fare un attaccante, bisogna ancora capire dove si vorrà andare, fermo restando che Mancia in conferenza stampa ha detto di non voler arrivare all'ultimo giorno di mercato proprio per dare al mister la possibilità di averlo quanto prima ed inserirlo appunto nei meccanismi della squadra. Situazione invece portieri, Dragoschi, l'infortunio di Dragoschi pare essere il meno grave di quello che si era inizialmente preventivato, quindi molto probabilmente la sua ripresa sarà più veloce e nel frattempo Zouk, che si è dimostrato nelle ultime due partite un portiere sicuramente affidabile, un portiere sicuramente cresciuto rispetto a quello che abbiamo conosciuto nei primi 2 anni di Spezia, e quindi è una scelta, a mio modo di vedere, più che logica della società, che insomma, ha un secondo portiere più che affidabile, e se si tratterà di un paio di partite o comunque 2 o 3 partite, non credo, non vedo la necessità di dover ricorrere, se le cose saranno così, le tempistiche dell'infortunio di Dragoschi saranno effettivamente quelle, di ricorrere ad un eventuale sostituto. Queste le tematiche principali di queste settimane di assenza di calcio giocato, quindi abbiamo fatto un veloce recap, insomma, di tutto quello che è successo in questi giorni. Vedremo che cosa ci riserverà il futuro, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati sul canale Malati di Spezia per avere poi tutti gli aggiornamenti. Nel frattempo, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo con quello che ho detto o meno, se avete qualche indiscrezione, in modo tale da parlarne. Lasciate un mi piace, mi raccomando, sotto il video. Iscrivetevi al canale, non vi costa nulla, per me è molto importante. Ci vediamo al prossimo video, sperando di avere ottime notizie dal mercato e magari annunciare il rinnovo di Nzola, e con un keeper che speriamo possa arrivare a prodare al turno successivo, sia per lui sia per, ovviamente, il valore che gli farà acquisire. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, malati di Spezia.